Allora, la prima cosa da fare è separare i tuorli dall'albume. 5 uova. Allora, per far montare meglio gli albumi, si aggiunge un pizzico di sale e poi si montano a neve. Ecco, dopo alcuni minuti questo è il risultato. Lo vedete che è montato bene quando non esce, non si muove praticamente. Adesso vanno aggiunti 5 cucchiai di zucchero dentro i tuorli, perché praticamente ogni tuorlo è un cucchiaio di zucchero. Poi tanto la ricetta, adesso passo passo la seguite mentre la dico, poi ve la metto nelle descrizioni. La chicca, il segreto del tiramisù, che per me è il più buono in assoluto, è questo qua, gli oro saiba. Molti lo fanno con i savoiardi, con i pavesini. L'oro saiba dovete provarlo perché è eccezionale. Ecco, le uova vanno chiaramente girate, montate anche le uova con lo zucchero. Sono montati finché la tonalità di giallo non diventa color crema, quindi per alcuni minuti vi rendete conto da questo. Quindi si prende il mascarpone e si mette nei tuorli. Mezzo chilo, questa è la confezione, 500 grammi, perché praticamente sono 5 uova, 5 cucchiai di zucchero e 5 etti di mascarpone. Ecco, va miscelato per alcuni secondi perché se no smontano tutti i tuorli con lo zucchero, quindi alcuni secondi giusto per amalgamare un po'. Ecco, adesso non dobbiamo fare altro che aggiungere i tuorli all'albume. Ecco, con l'accortezza di girare da sotto a sopra. Questo è il risultato. Bene, a questo punto abbiamo preparato il caffè, rigorosamente senza zucchero. Prepariamo una terrina, prendiamo i nostri oro saiba, poi chiaramente ognuno lo personalizza come vuole, ad esempio. Ci si può grattugiare sopra scaglie della cioccolata. Vediamo il procedimento. Allora si fa uno strato e come lo vogliamo chiamare? Impasto, Zabaglione. crema, zabaglione, quello che sia. Comunque quello che abbiamo fatto prima, si fa uno strato nella terrina, non molto alto chiaramente, giusto a coprire il fondo. Intanto abbiamo aperto i nostri oro saiba. Questo è il segreto principale, gli oro saiba. Dovete provarlo e poi scrivetemi nei commenti. Si aggiunge della cioccolata Nesquik liquida. In questa maniera. Poi prendiamo gli oro saiba e li inzuppiamo nel caffè. Allora, l'oro saiba, siccome da una parte, non so se vi è capitato, sono un po' impermeabilini, quindi la parte sopra deve essere rivolta verso il basso, almeno trattiene il caffè. Si raggiunge il mascarpone miscelato con le uova, i tuorli, lo zucchero e tutto insieme. Ecco, si copre così. E così di seguito. Oro saiba, bagnati, strato. E dopo questo qua.